La frana che venerdì si è abbattuta sulla Lecco Ballabio non ha provocato vittime ma ha creato danni incalcolabili con code, ritardi e disagi. La strada rimarrà chiusa almeno per un mese. Fino a un'ora di ritardo per i treni sulla tratta Tirano-Milano a causa di un guasto alla stazione di Bellano. Inizio settimana di fuoco per pendolari e viaggiatori lecchesi. Nuovo protocollo d'intesa contro l'evasione tra Agenzia delle Entrate e Comune di Lecco. Un nuovo coordinamento per combattere i furbetti e premiare i cittadini che pagano le tasse. Buonasera, ben trovato a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica TV, edizione di Lecco. Lo abbiamo visto nel sommario, torniamo oggi a parlare della frana che si è abbattuta venerdì sulla Lecco Ballabio. Non ha provocato vittime, ma i danni sono incalcolabili. Oggi code, ritardi e disagi, andrà avanti così per almeno un mese. Code e disagi, proprio come in passato, la vita di migliaia di famiglie stravolta, le aziende già in difficoltà con i rincari energetici, ora devono fare i conti anche con i problemi logistici, più di un'incognita sulla stagione turistica invernale. La frana che venerdì pomeriggio è piombata a Versasio, all'ingresso della Galleria Giulia, sulla nuova Lecco Ballabio non ha fortunatamente provocato vittime, ma i danni sono davvero incalcolabili. Dopo i sopralluoghi degli scorsi giorni, al momento sul posto sono in azione i disgaggiatori per cercare di rimuovere dalla parete frenata tutto il materiale pericolante. Senza questa operazione non si può nemmeno mettere in conto di capire quando la strada potrà essere riaperta. Le istituzioni parlano di alcune settimane di tempo. Al termine della prima fase, che durerà una quindicina di giorni, ne serviranno altri 15 per ulteriori verifiche e per capire se sarà possibile procedere all'operazione di messa in sicurezza con la strada aperta al traffico oppure no. La cabina di regia allestita dalla prefettura ha studiato allora una soluzione per cercare di mitigare i disagi. Sulla vecchia Lecco Ballabio i mezzi pesanti procederanno a fascia oraria a senso unico alternato, cercando per quanto possibile di evitare gli orari più critici. Dalle 6.30 alle 8.30 del mattino e fra le 13 e le 15 i mezzi con peso superiore alle 3 tonnellate e mezzo non potranno circolare. Camion e tir possono invece scendere dalla Valsassina nelle seguenti fasce orarie: dalle 4.30 alle 6.30 del mattino, dalle 10 alle 11.30, dalle 15 alle 17, dalle 19 alle 20.30 e dalle 22.30 all'1.30. I mezzi pesanti potranno invece salire da Lecco verso la Valsassina dall'1.30 alle 4.30, dalle 8.30 alle 10, dalle 11.30 alle 13, dalle 17 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30. Quando non potranno passare, dovranno attendere al Bione, a Lecco oppure a Balisio. Un palliativo senza dubbio, ma al momento non c'è alternativa. Serve portare pazienza almeno per un mese. E a tal proposito noi abbiamo sentito la voce dei camionisti fermi in coda anche per ore. Venerdì pomeriggio la grossa frana che ha colpito la nuova Lecco Ballabio, macigni sono caduti dal Pizzo d'Erna, la strada è interrotta, i sopralluoghi dei geologi dicono che ci vorranno tempi lunghi per poterla riaprire e ora l'emergenza è viabilistica. L'impressione è quella di un salto indietro nel tempo di 15 anni prima che fosse inaugurata la nuova strada per la Valsassina. Posti di blocco per i mezzi pesanti all'incrocio tra Via Tonale e la parte alta di Corso Matteotti a salire e a Ballabio a scendere. Il transito è consentito a fasce orarie per i tir, ma non tutti i camionisti che si erano messi in marcia questa mattina lo sapevano. L'ho scoperto quando sono arrivato, stamattina. Lei da dove arriva? Da Piacenza. Fino a che ora deve fermarsi qui? Fino alle 11.30. Poi si riparte? Poi si riparte, si fa lo su e poi torno qui dopo le 3. Non sapevamo niente. No. Se no non veniamo proprio. Sapeva che era... No. No. È arrivato qui, l'hanno fermata? Sì. Fra mezz'ora si parte. Ma poi anche a scendere ci sono le fasce orarie? Alle 3. Mi hanno detto alle 3. Cosa deve consegnare? Dove è diretto? Mozzarella. Dove? Ciresa. E le va la giornata? È già finita la giornata. Poi dobbiamo rientrare. Un po' un problema. Un pochettino sì. Però c'è stata una grossa frana. E non lo sapevo io. Infatti ho chiamato il mio titolare, lui non sapeva niente. Com'è la situazione? La situazione non è... un po' di traffico.
perché giustamente i mezzi pesanti sono... E i pullman potrebbero farlo su quelli un po' più piccoli, no? Vai, così. Pullman di linea, lei dice. Pullman di linea. Il problema è che io devo andare a ballare, tornare giù subito, non posso fino alle 3. Diciamo che è un po' un casino. Disagi anche per gli automobilisti. Deve andare in Valsassina? Sì, assolutamente, se ci arrivo. Non so quando arriverò, però se sì, se partono. Dove deve arrivare, a Ballabio? Sì, proprio perché abito lì. Sono scesa stamattina, ci ho messo 3-4 ore a scendere, però adesso vediamo. È impossibile, c'è troppa colonna. Intanto la provincia di Lecco perde 7 posizioni nell'annuale classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Si piazza al 32esimo posto assoluto in Italia, dunque nella prima metà della classifica nazionale. La performance migliore è quella ottenuta alla voce sport e bambini. Siamo primi in Italia per numero di praticanti e associazioni sportive. Viceversa, la performance peggiore si registra nel numero di medici di medicina generale a disposizione della popolazione, 1 su 1000 residenti. Siamo anche fra le province italiane con meno ore di sole al giorno e di contro fra quelle con meno giorni all'anno nei quali si registrano più di 40 mm di pioggia. Siamo nella top 10 nazionale alla voce ricchezza e consumi, mentre la performance peggiore, 68esimo posto su 107, la voce ambiente e servizi. Alla voce affari e lavoro, bene la propensione all'e-commerce, alto la quota di pensioni di vecchiaia, basso il numero di pubblici esercizi e ristoranti rispetto alla popolazione in linea con l'offerta di spettacoli. In queste voci siamo fra le ultime province d'Italia. E la settimana è iniziata male anche per i pendolari, i viaggiatori lecchesi, che si sono trovati treni con addirittura più di un'ora di ritardo sulla tratta Milano-Tirano a causa di un guasto alla stazione di Bellano. Mattinata di ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Tirano. Un inizio settimana difficile per pendolari e viaggiatori che utilizzano abitualmente la tratta. La circolazione ha infatti subito grossi disagi, principalmente per colpa di un guasto alla stazione di Bellano Trattavalle Terme, che ha causato ritardi fino a 60 minuti e variazioni di percorso. Sono intervenuti immediatamente i tecnici di RFI, ma i convogli hanno comunque avuto pesanti disagi. Il treno partito da Milano Centrale diretto a Tirano per le 9.52 ha viaggiato con un ritardo fino a 47 minuti ed è stato fermo alla stazione di Varenna Esino Lario per quasi mezz'ora proprio a causa del problema di Bellano. In generale è stato un lunedì mattina di fuoco per la tratta che collega il capoluogo lombardo alla Valtellina passando per Brianza e Lecchese con ritardi a catena su tutta la linea. Il convoglio previsto a Tirano per le 10.52 ha terminato la corsa nella stazione di Sondrio dopo aver viaggiato con un ritardo fino a 44 minuti e a quel punto i viaggiatori rimasti sono stati caricati su autobus sostitutivi. Problemi anche per il Milano-Tirano partito alle 9.20 dalla stazione centrale che ha totalizzato fino a 50 minuti di ritardo per l'attesa di un treno in arrivo dall'Alta Valtellina. Stessa sorte e uguale ritardo per il convoglio delle 12.20 da Milano per Tirano. Il treno partito da Milano Centrale alle 10.20, poi con arrivo a Tirano alle 10.52, ha toccato fino a 35 minuti di ritardo dopo Monza. Il convoglio che sarebbe dovuto partire da Tirano alle 11.08 in direzione di Milano ha invece iniziato la corsa alle 11.41 da Sondrio a causa di un guasto alla linea. Anche nei giorni scorsi si erano verificati guasti a un passaggio livello in Valtellina con ritardi fino a mezz'ora. Oggi è stato firmato il rinnovo del protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate e Comune di Lecco. In sostanza cosa cambierà? Che non si lavorerà più semplicemente scambiandosi informazioni, ma si lavorerà su progetti comuni tra Comune e Agenzia. E altra novità, i tributi erariali non versati che saranno recuperati rimarranno sul territorio. Rinnovo del protocollo d'intesa tra Comune di Lecco e Agenzia delle Entrate per quanto riguarda soprattutto l'evasione fiscale. Qual è stata la linea della Giunta e quali sono le novità? Cosa cambia per i contribuenti?
Si tratta di un protocollo d'intesa che permette di scambiare delle informazioni, dei dati presenti nelle banche dati comunali e nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate. Questo riguarda un passo importantissimo nella lotta all'evasione, in cui il Comune di Lecco è fortemente intenzionato ad andare fino in fondo. Si tratta infatti di ricerca di mancate contribuzioni o di evasioni, non solo dovute ai contributi comunali, ma in generale contributi erariali. Ci sarà un'istruttoria tecnica che verrà attivata di volta in volta, dal cui esito emergerà ovviamente il delta contributivo. Questa quota di evasione verrà interamente al 100% riversata nelle casse del territorio, nelle casse del comune. Quindi c'è un vantaggio per i residenti virtuosi lecchesi nell'indagare comportamenti scorretti. Quando noi ad esempio abbiamo un problema, ci rivolgiamo all'Agenzia delle Entrate per avere ulteriori informazioni per proseguire in questa nostra indagine. La stessa cosa la fa l'Agenzia delle Entrate nei nostri confronti. Invece la novità di adesso è che insieme stabiliamo alcuni profili di indagini e su quello noi sappiamo già che su quello sta già lavorando l'Agenzia delle Entrate, per cui tutte le notizie che nel corso dell'anno riusciamo ad ottenere su quegli argomenti li forniamo direttamente e in modo informato, strutturato all'Agenzia delle Entrate, che poi lo potrà utilizzare. Questo è molto più incisivo rispetto al problema che stiamo affrontando e non così come era prima, che all'occasione ci si sentiva, mentre in questo caso vuol dire che stiamo facendo un programma con delle tappe, dei risultati e soprattutto dei controlli per vedere se le informazioni che abbiamo sono quelle corrette o non dobbiamo avere altre. Prestazioni mediche. Per averle attraverso il Servizio Sanitario Nazionale i tempi sono molto lunghi e privatamente sono molto costose. Ecco, una cena di beneficenza il 14, questo mercoledì, si terrà al Palatauros proprio per raccogliere fondi per garantire prestazioni mediche gratuite ai più bisognosi. Le visite mediche sono un costo, alcune persone sono costrette a rimandarlo. Una recente indagine della piattaforma Consumer Insight Luna dice che si tratta addirittura del 30%. La Banca delle Visite, fondazione nazionale che raccoglie donazioni per erogare prestazioni mediche ai più bisognosi, celebra il suo sodalizio con la Croce Verde Bosisio in una serata di beneficenza al Palatauros il 14 dicembre, dal titolo Le Stelle Manzoniane, che ha proprio lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla causa. Si tratta di una situazione drammatica, tenuto conto che il diritto alla salute è uno di quelli fondamentali tutelati dalla Costituzione, afferma Filippo Buraschi, presidente di Croce Verde Bosisio. Aderendo al progetto Banca delle Visite, prendiamo in carico il bisogno delle fasce più deboli della popolazione e in breve facciamo ottenere loro gratuitamente la prestazione richiesta. Alla cena di beneficenza di metà dicembre prenderanno parte 700 ospiti che siederanno ai tavoli prenotati e acquistati dagli imprenditori lecchesi con una donazione solidale. All'evento interverranno personaggi del mondo dello spettacolo, dei media e dello sport. Il momento clou sarà l'asta di beneficenza per due cimeli firmati da alcuni campioni. Oltre alla serata, il segno tangibile del sodalizio tra Banca delle Visite, Croce Verde e Bosisio è lo sportello Amico Point, il primo nella provincia di Lecco, cui i cittadini bisognosi possono prenotare visite mediche e prestazioni diagnostiche gratuitamente e senza aspettare i tempi lunghi del Sistema Sanitario Nazionale. E a proposito di cene di beneficenza, si è tenuta anche la tradizionale cena del Fondo di Comunità di Civate, che permetterà di sostenere importanti progetti di solidarietà. Torna a Civate la cena del Fondo di Comunità. In cosa consiste? Una cena di solidarietà, una cena che coinvolge la parte imprenditoriale del tessuto economico del nostro paese, ma anche la parte delle associazioni, per cui mettiamo insieme appunto queste realtà socio-economiche affinché si possano realizzare quelli che sono gli obiettivi del nostro Fondo di Comunità, che appunto sono obiettivi di solidarietà per progetti riferiti appunto alla comunità di Civate. Quali progetti verranno sostenuti attraverso questa iniziativa? Lanciamo il progetto 3S, salute, sostenibilità e solidarietà. Nella salute
cerchiamo di far partecipare la nostra comunità con un piccolo sforzo al sostegno dell'ospedale di Lecco, mettiamo a disposizione delle visite per le persone meno abbienti, delle visite specialistiche che possono trovare abbreviazione nei tempi saltando un po' tutte le attese, e invece per quanto riguarda la sostenibilità saremo a parlare, diciamo, delle comunità energetiche, vedere cosa questo fondo può fare per sostenere un po' la parte verde del paese, chiamiamola parte green, e alcune idee che sono state lanciate con il comune che prevedono Natale insieme e un aiuto agli impianti della scuola che il nostro comune ha cercato di installare. Per quanto riguarda la solidarietà, sono tutte iniziative che durante l'anno si trovano e cerchiamo di andare a favorire con alcuni interventi le persone meno abbienti. E bentornati in studio, per oggi è tutto. Io vi ricordo come sempre che potete seguire i nostri servizi durante il giorno sui nostri social e il telegiornale torna domani alle 19:20. Vi auguro una buona serata e un buon inizio settimana.